Andiamo avanti. Nella tarda serata del mercoledì 8 settembre, il re, il governo e i vertici militari abbandonarono Roma a se stessa, fuggendo verso Pescara, quindi Brindisi, e quel che rimaneva dallo Stato Maggiore dell'esercito lasciò senza ordine precisi le forze armate. La difesa della capitale fu sguarnita. Nelle stesse ore ricordiamo l'episodio di Cefalonia, l'isola greca, dove la divisione Acqui fu praticamente annientata. E questi soldati pagarono carissima la loro scelta di restare fedele al re. Una parte poi dei soldati di stanza in Grecia si diede alla macchia, creando insieme a liberi individui, partiti e movimenti le prime formazioni partigiane. In questa situazione di confusione aggravata dall'eclissi del potere statale, i nostri due protagonisti, come tanti altri italiani, si ritrovarono soli. Questa nota è stata redatta a cura di Giovanni Griffa, che è il collaboratore che ha curato la parte storica e ha effettuato le ricerche, che ringrazio di cuore per la sua precisione e per il suo impegno. Ecco, poche note per dire, ma l'ha già ricordato il professor Lombardi, per cercare di far rivivere un po' questo momento. Momento di confusione, momento di scelte di vita, importantissime. Riporto le frasi di Calvino. Italo Calvino nacque nel 23 e anche lui si trovò nelle stesse condizioni dei nostri soldati nati in quegli anni, quindi dal 22 al 25. Calvino dice che, allora Calvino, per sfuggire renitente alla leva della Repubblica di Salò, dovette vivere in clandestinità alcuni mesi. Si unì insieme al fratello alla divisione da Santo Garibaldi sulle Alpi Marittime in Liguria e visse una serie inenarrabili di pericoli e di disagi, dice Calvino, parole sue. Ho conosciuto la galera e la fuga, sono stato più volte sull'orlo della morte. Attraverso questa esperienza, dice sempre Calvino, fondamentale per la mia formazione umana e politica, ho conosciuto lo spirito partigiano. C'è l'abitudine a superare i pericoli e le difficoltà di slancio, un misto di fierezza guerriera, di senso di incarnare la vera autorità legale e di autoironia sulla situazione in cui si trova a incarnarla. Un piglio talora un po' gradasso e truculento, ma sempre animato da generosità. Ansioso di far propria ogni causa generosa, un atteggiamento umano senza pari. Ecco, in poche frasi Calvino da par suo descrive l'atteggiamento umano che ha trovato all'interno delle formazioni partigiane. Non erano tutti dei geni questi partigiani, non erano tutti animati da altissimi ideali, qualcuno andava nelle formazioni partigiane per convenienza, qualcun altro perché non aveva altra scelta. Però, dice Calvino, c'era sempre questo spirito di generosità e la sicurezza, la convinzione, ma la sicurezza di incarnare la vera autorità legale, di fare la cosa giusta. Questa esperienza di Francesco Di Pietro, che troverete nel libro, è paradigmatica di tanti ragazzi, di milioni di ragazzi nati nelle classi dal 23 al 25. Però anche per loro la scelta fu necessaria e fu in gran parte dei casi una scelta di vita o di morte, insomma, si correva il rischio della morte. Sentite cosa dice Francesco, quando, portato in Germania, gli viene fatta una domanda molto semplice, eccolo qua. Allora vi dico in due parole l'esperienza di Francesco, poi la trovate sul libro, non voglio togliervi il gusto dalla lettura. Vi dico soltanto che racconta di episodi vissuti mentre era in Grecia, militare, dice in Grecia stava abbastanza bene, ci sono anche episodi curiosi, divertentissimi. Ecco, a un certo punto, all'indomani dell'8 settembre,
i ragazzi, i soldati italiani credono di essere liberi e quindi pensano ingenuamente di poter arrivare in Italia in pochi giorni, e quindi intanto sono felicissimi, poi fanno un po' di scorta di provviste, di abbigliamento, perché non si sa mai, e poi cercano la via per tornare a casa. La Grecia non è lontana dalla Puglia, come tutti sapete, e quindi i militari italiani meridionali del sud avevano la strada, diciamo, breve, la strada più breve sarebbe stata quella di attraversare il Mediterraneo. Però quel tratto di mare era presidiato dalle navi inglesi e quindi non si poteva passare. Non restava che la via di terra. La via di terra comportava di risalire la penisola balcanica ed entrare per gli italiani del nord, dall'Austria, e quindi ritornare a casa, e per gli italiani del sud ripercorrere di nuovo la penisola. E così pensa di fare Francesco, naturalmente, e l'unico mezzo a disposizione è il treno, perché le linee ferroviarie c'erano, a volte divelte, a volte no, ma insomma, grosso modo, una qualche forma di trasporto ci poteva essere. E poi i soldati erano abituati, ecco, ad essere trasportati sulle tradotte, su questi mezzi. Con uno stratagemma molto molto puerile, i tedeschi fanno salire i soldati italiani su queste tradotte, dicendo loro: salite, anzi dateci le armi, perché attraverserete zone dove ci saranno i partigiani che, dato che siete soldati, vi uccideranno. E quindi si fanno dare le armi e poi noi vi porteremo a casa. I nostri italiani ci credono, salgono sulle tradotte, e la tradotta in realtà non va in Italia, ma andrà in Germania. Questo in modo molto semplice, poi leggerete, Francesco ve lo racconterà molto meglio di come ve l'ho raccontato io. Arrivano al campo, dopo un viaggio durato parecchie settimane. Cosa succede? Succede che c'è una divisione, uno smistamento di queste centinaia di migliaia di soldati italiani. Appena arrivati al campo, dice Francesco, i tedeschi chiedevano a tutti le generalità, il luogo di nascita e il numero di matricola. Poi ci indicavano un tavolo distaccato dove a tutti veniva fatta una sola domanda, alla quale non erano ammessi commenti, a cui dovevamo rispondere solamente con un sì o con un no. La domanda era: sei fascista? Il tempo per rispondere era pochissimo e la prima cosa che mi è venuta sulle labbra è stato un no. Soltanto dopo ho capito che quelli che dicevano di sì erano raccolti in un posto illuminato dove cantavano e mangiavano. Li vedevo dalla porta vicino alla zona dove stavo io. Dopo aver risposto, mi avviai col mio zaino verso quelli che mangiavano. Invece qualcuno è venuto a riprendermi e mi ha ingiunto di andare dall'altra parte, dove c'era una marea di gente come me che aveva detto di no. Ho detto no quella volta e ho sempre detto no. Io non ho mai fatto figure. Noi del no eravamo destinati al lavoro. Però eravamo più numerosi noi del no, e in tanti anni non ho mai capito perché tanti avessero risposto di no. È stata una cosa istintiva, anche se sospettavamo che non ci avrebbe portato alcun beneficio, anzi, prevedevamo un destino peggiore di quello riservato a quelli che avevano risposto di sì. Ecco il valore della scelta. Sarebbe bastato poco rispondere di sì. Li avrebbero subito rifocillati, avrebbero dato da mangiare e probabilmente sarebbero tornati anche in Italia, nell'esercito della Repubblica, a far parte dell'esercito Repubblica Sociale Italiana, ma in Italia. Invece la risposta di tanti, tantissimi, la maggior parte, è stata no. E Francesco si chiede, in tanti anni ci ha sempre chiesto come mai tanti avessero risposto di no. Il valore di una scelta che può essere una scelta di vita o di morte. Scegliendo il no, queste persone, non lo sapevano ma lo potevano immaginare, anzi lo immaginavano, andavano incontro a un destino veramente, veramente crudo. Condizioni di vita al limite della sopravvivenza, rifugio in baracche di legno, riscaldate malapena da una piccola stufa, come abbigliamento una giacchettina di cotone, un pantalone di cotone, zoccoli e basta. Come alimentazione, pochissimo, bucce di patate, nel caso di Francesco, verde,
una verza cotta era la razione a pasto, quindi due verze cotte al giorno e basta, e basta. E quindi capite che in breve tempo i corpi si debilitavano e poi potevano morire per varie malattie, ecco, che sopravvenivano. Questo stato di cose per Francesco durò ben un anno e mezzo. Riuscì a ritornare a casa soltanto alla fine di luglio del 1945. Se considerate che era partito il 29 gennaio del 42, quindi sono più di 3 anni e mezzo. Come lui, tantissimi, tantissimi soldati italiani, centinaia di migliaia. I nostri due personaggi non volevano essere protagonisti. È la prima cosa che mi hanno chiesto e che ogni tanto mi ripetevano: non vogliamo essere protagonisti, non siamo stati migliori di altri, siamo stati come tanti altri, però anche noi abbiamo fatto la nostra parte. Questo è il messaggio che mi è venuto da loro e che voglio comunque riportare. Adesso passiamo alla vicenda di Pietro. Ho dimenticato un'altra cosa, voglio farvi vedere la cartina della Germania. Ecco qua, perché vedete segnato col puntino rosso, è la città di Amburgo. Ecco, il campo di lager in cui era rinchiuso Francesco si trovava in queste vicinanze. Questo è il fiume Elba e il suo campo si trovava, diciamo, nelle vicinanze del fiume Elba. Francesco dice: la cosa peggiore è stata adattarsi al clima dell'inverno in Germania. Considerate dove si trovava il campo, quindi a una latitudine molto a nord, inverni freddissimi e lunghissimi, vestiti di niente, poco di niente, provenendo dall'estate greca, perché a settembre in Grecia, come in Italia d'altronde, fa ancora molto caldo. E loro, quando sono partiti dalla Grecia, pensando di tornare in Italia, si erano praticamente spogliati e a volte sono arrivati in Germania vestiti anche solo di un paio di pantaloncini corti. Adesso passiamo a raccontare la storia di Pietro, ma in realtà vi racconterò ben poco, perché in parte è già stato detto. La vicenda di Pietro è tutta diversa da quella di Francesco, perché comunque Pietro fu chiamato alle armi e aderì, insomma, andò a militare nell'agosto il 18 agosto del 43, e quindi dopo poche settimane arrivò l'8 settembre. In 4 giorni riesce a raggiungere il suo paese, quindi il 12, il famoso giorno della festa di Pietro il Caro, riesce a tornare a casa. Riesce a sfuggire alla cattura di soldati tedeschi, perché comunque anche loro erano bersaglio di queste truppe tedesche che dovevano raccoglierli e portarli in Germania, quindi farli prigionieri. E però sa benissimo che non si può nascondere più di tanto, perché è ricercato. E quindi a malincuore decide di rispondere positivamente a questo decreto, il nuovo bando Graziani, che lo richiamava alle armi. Decreto del 18 febbraio 1944. Decreto 18 febbraio 1944. 22esimo del Duce della Repubblica Sociale Italiana, Capo del Governo. Articolo 1. Gli iscritti di leva arruolati e di militari in congedo che durante lo stato di guerra e senza giustificato motivo non si presenteranno alle armi nei 3 giorni successivi a quello prescritto saranno considerati disertori di fronte al nemico, ai sensi dell'articolo 144 del Codice di Procedura Militare di Guerra, e puniti con la morte mediante fucilazione al petto. Articolo 2.
la stessa pena verrà applicata anche ai militari delle classi 1923, 1924 e 1925 che non hanno risposto alla recente chiamata o che, dopo aver risposto, si sono allontanati arbitrariamente dal reparto. Articolo 3. I militari di cui all'articolo precedente andranno tuttavia esenti da pena e non saranno sottoposti a procedimento penale se regolarizzeranno la loro posizione presentandosi alle armi entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data del presente decreto. Grazie. Ecco qua il bando di chiamata alle armi, a cui Pietro risponde a malincuore, però risponde perché non poteva fare diversamente. Ecco che, volendo combattere il fascismo, si ritrova a fare il volontario, tra virgolette, volontario obbligato, per la Repubblica Sociale Italiana. Poi succederà a Sesto Fiorentino quello che abbiamo già sentito. Questa cartina illustra la situazione dell'Italia del Nord nel 1944. È molto bella perché sono riportate queste linee che vedete, sono le linee difensive tedesche, questa è la famosa linea gotica, Pisa-Rimini, ma non c'era solo questa, c'erano anche altre linee, vedete, ecco, più a nord, la linea del Po, la linea delle Alpi. Ricordo la linea gotica perché insomma è una delle più famose, è una che si ricorda sovente. Qui abbiamo la Toscana e qui presumibilmente, cioè sicuramente, il nostro Pietro fece quello che fece. Voglio solo farvi notare queste cerchi, queste ellissi, rappresentano sacche di resistenza partigiana, quindi già formazioni partigiane, le quali, e in questo periodo, quindi nel 1944, avevano collegamenti con le truppe americane, anglo-americane. Quando Pietro si trova a Sesto Fiorentino, in realtà non lo sa se c'erano partigiani, sa che c'è qualcosa. Ha sentito dire di partigiani che erano stati uccisi dai tedeschi sul Monte Acuto, però non ha collegamenti diretti, quindi la sua azione è un'azione fatta personalmente, quindi di sua iniziativa. E dopo aver fatto quello che ha fatto, pensa di fuggire e di aggregarsi alle formazioni partigiane del posto, però pensa a casa perché comunque a casa sua i genitori non sapevano nulla dei loro figli. Ricordiamo che Pietro aveva un fratello maggiore di 2 anni, anche lui militare, e i genitori non sapevano dalle sorti né dell'uno né dell'altro. E poi Pietro aveva un altro fratello maggiore di entrambi, Angelo, che era già morto in guerra. E quindi pensava alla sua famiglia, pensava ai suoi genitori e dice: non volevo lasciarli soli. Ecco che a malincuore ritorna nei suoi ranghi e quindi continua a fare il soldato per la Repubblica Sociale di Mussolini fino a quando non fugge definitivamente e si aggrega alle formazioni partigiane in Lomellina. Aveva desiderio di recarsi in Oltrepò, però motivi, i comandi superiori insomma lo assegnano a questa zona, e quindi finisce la sua carriera di partigiano nelle formazioni della Lomellina, la Brigata Garibaldi. Questa è la storia in modo molto succinto. Non voglio togliere il gusto della lettura, perché comunque, come dicevo prima, è stata mia cura, anche mia ambizione, vorrei dire, di scrivere una storia bella, leggibile, un bel racconto.
che potesse piacere, potesse gratificare il lettore. Se poi il lettore sarà curioso e vorrà andare a cercare i fatti storici, gli eventi, la storia alta, fra virgolette, li troverà in numerosissimi volumi scritti da storici di professione. Ecco, il mio vuole essere un contributo, seppur nel mio piccolo, seppur in questa forma discorsiva, vuole essere comunque un contributo importante, perché riporta la testimonianza di persone che hanno vissuto e quindi cose vive e cose vere. Io ho fatto di tutto per riprodurre le loro parole. C'è stata una difficoltà anche dal punto di vista linguistico, in quanto le loro espressioni venivano dal dialetto e c'è stato un lavoro di, diciamo, traduzione fra virgolette in italiano, però poi nella resa scritta non ho voluto scrivere in un italiano ipercorretto, diciamo in un italiano colto, perché non mi sembrava giusto, perché mi sembrava proprio sbagliato, e quindi ho voluto mantenere all'interno della scrittura delle espressioni locali, piccole, brevi, poi tradotte dalle note, insomma piccole cose che secondo me danno il gusto proprio della parlata lomellina. Ecco. Strada facendo mi è venuto per le mani il diario di un certo signore Felice De Filippi. Questo diario mi è stato dato da Pietro ed era manoscritto in fotocopie poco leggibili, scarsamente leggibili, e insomma mi ci sono messa, sempre con l'aiuto di Pietro naturalmente, e insieme l'abbiamo, io l'ho trascritto e poi insomma abbiamo cercato di rimanere il più fedele possibile al testo. Ecco perché racconto di questo diario, il diario di guerra di un partigiano, di Felice De Filippi, detto commissario Vallin. C'è una frase all'interno di questo diario che mi ha fatto molto riflettere, che ho riportato e che utilizzerò in futuro spesso. Questa frase è molto semplice e dice: intanto Felice De Filippi svolgeva la funzione di commissario delle zone liberate. Il commissario era colui che organizzava la vita del paese, delle zone liberate. E quindi dice Felice, grosso modo, quando si svolge la mia funzione di commissario, cerco sempre di usare cuore e cervello. Con queste Felice argomenta in poche righe e riferisce alla sua funzione di commissario. Io riporto questa piccola frase un po' alla vita di tutti, di tutti e di tutti i giorni. Quindi bisogna lavorare sempre con cuore e cervello, metterci la passione, metterci il cuore e metterci il cervello, perché il cervello ci vuole, bisogna avere il pensiero razionale, ordinare, catalogare, altrimenti non si può far niente, scrivere in questo caso, seguire una scansione logica degli argomenti, però sempre anche il cuore. Ecco, questo lo voglio lasciare come pochino a ricordo della serata e anche di questa mia chiacchierata, e anche un po' come così ammonimento, insomma, come cosa da portare via da questa serata. Lavorare sempre con cuore e cervello. Mi è capitato in questi giorni di andare nelle scuole a parlare di questo librettino, perché l'ho proposto alle insegnanti, e devo dire che è stato accolto molto bene dalle insegnanti, e con entusiasmo e con interesse da parte dei ragazzi, e è mio intendimento di proseguire in questa strada, perché ritengo che proprio sia adatto, sia una lettura adatta anche ai ragazzi. E leggendo questo libro penso che possano imparare a prendere tanto di educazione civica, di educazione alla cittadinanza, e capire che è stata una cosa arrivare ad essere liberi in un paese democratico, è stata una conquista sofferta, faticosa e per niente scontata, il cui esito non era per niente scontato.
conclusione voglio far leggere una lettera che un signore di Pieve del Cairo ha fatto pervenire a Pietro all'indomani della serata di presentazione di Pieve del Cairo, e che ritengo che sia riassuntiva di tutte le cose che abbiamo detto questa sera. Pieve del Cairo, 19 settembre 2011. Caro Pietro, eccomi ancora a ricordare, dopo il piacere e l'onore della cerimonia appena conclusa, le due schegge d'acciaio tra le infinite che formarono la Resistenza. Un lomellino e un altro lomellino, donatoci dall'Oltrepò, che rischiarono la vita per fermare l'aggressore. Eroi, forse, anche, ma certamente uomini determinati a combattere con ogni mezzo la barbarie, con quel pizzico di incoscienza e temerarietà che costituiscono il sottofondo dell'eroe. Francesco, che ricordiamo col pensiero, e tu, Pietro, che sei qui tra noi. Altra documentazione può essere consultata a fianco dell'ottima ricerca storica della dottoressa Alba Morstabilini, della quale apprezziamo la sintesi nella cronistoria dei fatti, puntualmente descritti e rappresentati, nonché il sapiente commento del professor Lombardi. Non saremmo qui, in amicizia, senza le coraggiose azioni di Francesco e Pietro e il libro che ne ricorda le gesta. L'amicizia, che è il primo passo dell'amore fraterno, dell'amore insomma, anche questo dobbiamo loro. Con affetto, Dario Mola. Grazie. Se qualcuno ha delle domande, siamo qui. Successivamente il libro è lì, è in vendita, se qualcuno vuole approfittare. Perché Gavusa? No, perché da questo, qui parte ci sono state un'infinità che intimavano di andare, no? Ma nessuno li ascoltava. Poi li ha preso a questa delle retate. Io volevo andare in montagna a fare il partigiano, non ci sono riuscito perché le bande non c'erano ancora. Poi ho fatto la strada per la quale sono riuscito a sfuggire, lei lo sa, e di conseguenza ho temperato quel bando e mi hanno tradotto il campo di concentramento a Romello Piano, che nessuno in Italia sa di questi campi di concentramento che c'erano in Italia, che è stato definito un luogo di tortura e di sofferenza, o no? Nel libro ce l'ho saltato, sì, molto. L'abbiamo trovato nel libro, questo passaggio. Ma succede questo, che io per questo mi ho superato questo bando, perché avevo già disertato. Io ero stato in capo di concentramento, perché evidentemente non lo sapevo dove andavo, però c'erano i tedeschi che c'erano chiusi nei vagoni, no? E ho disertato dalla stazione di Lambrate. E lì poi mi sono dato la macchina e sono riuscito a fuggire direttamente e di conseguenza sono stato forzato a temperare questo quarto. Ma è qua, era già febbraio, non siamo più nel vicino all'8 settembre, come stavo dicendo l'altra prima, no? Correggiamo la cosa. Ho già ripreso un'altra volta per questo quarto. In realtà ho saltato molto, però voglio lasciare il gusto al lettore, dai, non possiamo ritenere tutto, eh. Il lettore lo troverà sul libro, lo troverà spiegato meglio di quanto non abbia spiegato io questa sera. Grazie. Allora io chiudo con una frase che ha detto Pietro. Pietro nel libro dice: il 25 aprile è stato il giorno più bello della mia vita. Allora, visto che ci avviciniamo a questa data, ricordiamoci di questo 25 aprile e di che cosa ha significato per Pietro e per tutte le persone che come lui hanno creduto
in questo nostro paese. Grazie a tutti, per chi volesse qui c'è il libro di Alba, ti ringrazio tanto, grazie davvero anche a Pierangelo Lombardi per il valore aggiunto che ha dato questa serata. Compagnia Arcobaleno, Laura Roncalare, Pietro Rivabella, preziosissimi collaboratori, grazie.